Cioè, dopo questa cerimonia di premiazione, il raduno e poi la Coppa del Mondo di Pisa, come si arriva con un oro e un bronzo a squadre? In realtà poco allenata, perché sono ancora, cioè, ho fatto ieri il primo allenamento da dopo Rio, quindi sono bella ringrassata e tutto, quindi no, bisogna comunque darsi da fare, perché la gara la vogliamo fare in casa, vogliamo farla bene, ovviamente daremo tutto. Purtroppo ci sarà solo l'individuale, non ci sarà la gara a squadre, che è quella che piace più a me, però no, sono tranquilla. Secondo me puoi vincere tutto quello che vuoi, ma ogni gara una persona ha la testa diversa e quindi ogni gara è a sé, quindi non importa che sia la prima o l'ultima del ranking, l'importante è che ci tenga veramente a voler fare risultati. Grande in bocca al lupo, buona festa. Grazie.